Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso episodio abbiamo affrontato e sconfitto Mega Raikou, con un team che mi sta regalando più di una sorpresa. Per Exquiem e Scovile, non Scoville, è Scovile perché c'è una L sola. Sono Pokémon piuttosto interessanti, non li ho provati durante la run perché avevo già un team in mente prestabilito che era quello che... col quale sono arrivato a Scorpiopoli, forse poco dopo l'ho completato il team, neanche mi ricordo bene. Però dopo aver sconfitto Mega Raikou si è presentato un altro problema. Andiamo a vedere quale problema era. Ora, bisogna uscire per di qua, mi pare. È un po' strana sta città, a dire il vero. E poi è più un villaggio che una città, ma... sì, sì, eccoci, eccoci, vediamo un po'. Ah, ma è Gengar! Sarà giunto il momento di catturarlo? Arrenditi, non puoi sfuggire alle sentinelle di Ofuchsia. Gli umani mi fanno sempre sbellicare. A lui gli ho dato questa voce un po' pazza, no? Oh, allora i miei sensi sono ancora funzionanti. Sentivo nei dintorni un potere molto simile al tuo, Link. Io che pensavo di essermi arrugginito. Tranquilli, stupidi esseri umani, sono venuto qui in pace. Beh, potrei controllarvi in un millisecondo per procurarmi del cibo, ma non sono venuto qui per questo. E per quale motivo sei qui allora? Ah, vuole chiedermi aiuto? Ok, dimmi pure, Gengarino. Io non sono molto della quale, sai. Cosa sarebbe questa energia furia? Mi spiace, ma non so di che parli. Dopo quel che è successo nello Xenoverse sono riuscito ad entrare insieme a voi nel parco di Luxfran. Il caso ha voluto che finisse a Sagittopoli. Il caso, non Luxfran stesso. Sono stato accolto e salvato dal Circo Sirio, nonostante i miei errori del passato. E devo dire che oltre a innamorarmi del cibo di questo pianeta, mi sono innamorato anche del mondo dell'intrattenimento. Il capo palestra Enni mi ha addirittura dato una seconda chance. E ora che è in viaggio per Cansiria mi ha permesso di gestire alcuni eventi nei suoi spettacoli al circo. È in viaggio per Cansiria, ma Cansiria non è una semplice città? Il problema è che durante uno degli spettacoli due Pokémon del capo palestra hanno perso il controllo. Io sono riuscito a far evacuare gli spettatori, ma tutta la mia truppa è rimasta bloccata all'interno del circo. Ho sentito la tua presenza grazie all'energia X che possiedi e mi sono subito affiondato qui. Ma questi sciocchi esseri umani non vogliono liberarmi. So che abbiamo avuto alti e bassi, però adesso ho davvero bisogno di te, Link. Alla fine sei riuscito a fermare Dragalisk e l'Abominio, no? L'Abominio, beh, tremendo. Sarà sicuramente un gioco da ragazzi per te fermare anche questi due Pokémon. Sì, probabilmente. Se ho fermato Mega Raikou, vai tranquillo che fermo tutto. Sei sicuro, Link? Più o meno. Guardie, vi ordino di liberare i Pokémon. Quello che è. Agli ordini, signorino. Oddio, si è innamorato. Peccato, non so tanto della quale con Gengar, però è un bel Pokémon comunque. Specialmente nella forma Xenoverse. Molto bene, raggiungi il Circo Sirio e fai presto. Sayonara, vabbè, sì. È davvero amici strani, Link, tutto a posto? Bene, credo che sia ora di tornare nella giungla nebulosa. Grazie ancora per l'aiuto qui ad Ofuchsia. Non vedo l'ora di sfidarti di nuovo. Sfidarmi? Non mi ricordo di averlo sfidato. Probabilmente sì, ma non mi ricordo. Figuriamoci se mi ricordo. E tra l'altro Sagittopoli... tra l'altro Sagittopoli si trova anche Swirlix X nelle fogne, nei parchi Xenoverse. E Slurpuff X è una grossissima mano, quindi se ci andate catturatelo che è meglio. Allora Gengar, eccomi! Allora sei pronto ad entrare? Sì! Andiamo, let's go! Il simbolo del fuoco. Aiutateci, vi prego! Ma quelle fiamme blu? La situazione si è fatta più scottante di quanto pensassi. Again. Charizard? Ah sì, ecco! Oh, oh, my boy! My boy Zard! My boy Zard! Questi sono i Charizard del capo palestrenne. Come vedi, oltre ad essere diventati molto più potenti, hanno anche cambiato la loro fisionomia. Che Pokémon strani! Sono bellissimi. Specialmente Charizard X. Ah, quindi questa sarebbe l'energia furia di cui mi ha anticipato il Fuchsia? Che potere davvero interessante. Gengar, vorrei affrontare i miei due boys. Sì, stanno per attaccare, lo so. Ah, fanno un doppio?
tranquillo. Fight. Vai. Madonna, che belli. Vabbè, c'ho un debole per Zard, lo sapete, dai. Beh, direi di andare con Ipernova sullo Zard che se la merita. E con te, oddio. No, terremoto non serve a nulla. Furto sul primo Zard. Ne fuoco pugno, ma... Sei un Pokémon drago, usa un attacco drago. Allora, Ipernova non mi fido ad usarla, sinceramente. Vai. Vabbè, già ce l'ha. Vabbè, allora. Lo sapevo, dico, non lo dico perché dopo accade. È accaduto lo stesso. A parte che non si capisce un cavolo come è impostata qua la lotta in doppio, Potevano farla un po' diversa, non ci ho mai capito nulla con la lotta in doppio. Fastidiosissimo. Allora, con Drago Pulsar dovrei farcela, allora. Vabbè, entra Bunny, facciamo tentennare. Dunque, lo Zard che fa i tre lama dovrebbe essere quello normale. Allora, senti. Però se io ti lascio il bersaglio, prendilo, no? Un bruciapelo sull'altro Zard. Che in genere è quello che fa i tre lama. Ci avrebbe solo a raggio, però... Dai, facevi il quinto. Fanghiglia che prende entrambi. E rimbalzo. Non mi tentennare. Ok, dopo aumentarsi le statistiche, va bene. Fanghiglia se prende uno va KO. Però deve prendere. Perfetto, hitta. A posto, è fatta. Ottimo. Vabbè, quell'altro non l'ho toccato praticamente. Sì, carico per la vita. Ipernova, vai. Per fargli male proprio. Non male. Pensavo peggio. Flusso drago, dai, vediamo che succede. Ora lui attaccherà sicuramente Bunny, quindi possiamo ricaricare Tialong. Ah no, perché ha fatto solo a raggio. Non male, pensavo peggio. Andiamo con Drago Pulsar. È fuoco volante, ma Fanghiglia non gli ha fatto nulla. Cioè, siamo entrambi a livello 100 alla fine, voglio dire. Potevi anche... vabbè, allora. Ah, attaccato Bunny. Beh, volevo ben dire. Che miseria. Perché poi mi chiede se usare un altro Pokémon? Cos'è, faccio fuga? Non lo so. Vabbè. Sorbe la luce, attacca, sì, parassi semi. Brutto colpo di Ipernova, va bene. Potremmo finirla anche dopo con Parasso. Vai, col sigillo Furia. Eccoli qua. Oh, mi danno le pietre. C'era da aspettarselo. Abbiamo immediatamente ricatturato Charizard per impedire che facciano altri danni. Purtroppo però Androt e Circosiri hanno straccio. Ci sarà molto lavoro da fare. Eh? Cosa sono queste gemme scintillanti sul pavimento? Sembrano proprio la teoria come sottoscritto! Ah, quindi queste sarebbero delle mega pietre. Già. Visto che ci ha aiutato te le regalo. Acchiappa al volo. Charizard dite come T e Charizard dite X, non Y, terra quindi. No, è un errore di battaglia, un typo sicuramente, perché c'ha la Y vicino, QWERTY, sì. C'era di lavoro da fare. Usciamo un attimo fuori, devo parlarti. Dimmi pure, caro. Dai, pronti. Mi sento davvero un essere infimo a chiedertelo, ma ho bisogno ancora del tuo aiuto. Non vorrei dare una notizia così negativa alla troupe, ma i danni di Charizard sono stati ingenti. Credo proprio che ci vorrà tanto tempo per ricostruire il Circo Sirio. E questo contando anche i miei poteri psichici.
Però davvero ha bisogno di qualcuno che vada da Enea a dirgli cos'è ciò che... vabbè, dirle ciò che è successo. E anche a rassicurarla sul fatto che ora i suoi Pokémon stanno bene. A quanto pare si è diretta tempestivamente a Cansiria, ma non so per quale motivo in particolare. Ho davvero un brutto presentimento. Nel dubbio, ti consiglio di sfruttare le mega pietre che ti ho regalato. Magari ci saranno utili nel viaggio, King. Buona fortuna, moccioso. Mi sta per l'idea che la mega pietra di Blastoise la riceviamo dalla squadra Spettri. Potrebbe essere un'idea, eh. Comunque io vorrei andare ora a Cansiria a informare Enne. Eccola qua. Il calore è così alto che non posso. È Entei. 100% Entei. Vabbè, partiamo con Tossina, Parassiseme e tante care cose. Quindi io metterei davanti Scovile e a posto. Possiamo andare. Dunque, dov'è Enne? Sarà a Palazzo del Cardinale? Chi è qua? La città va in fiamme, sì. Insegna mosse, signorina, signora, anziana. Eccoci. Ah, c'è la squadra Spettri, effettivamente. Guarda un po'. Grazie, ragazzi. Ci state davvero aiutando a domare questo incendio. No, hai problema. La Spettri è sempre pronta ad aiutare il prossimo. Oh no, Will! Certo, nonostante la squadra non sia al completo, ce la stiamo mettendo tutta. Da quando hai preso coraggio non ti ferma più nessuno. Enne, dobbiamo ringraziare anche te. La tua padronanza del fuoco ci è di grande aiuto in questa situazione critica. Anche il mio Buster è molto più stanco del solito. Beh, l'unione fa la forza, dico bene. Andiamo, dobbiamo continuare a domare le fiamme. Hello there. Salve. Lynx, è qui anche tu, da quanto tempo? Che ci fai da queste parti? Potrei chiederlo anche io a voi. Vabbè, spieghiamo ciò che è accaduto a Sagittopoli. Capisco. Siete riusciti a calmare i miei due Pokémon, ma il circo Sirio è andato distrutto. Buona parte. Come puoi vedere, anche qui a Cansiria la situazione non è delle migliori. Si sono verificati grossi incendi in tutto il villaggio. Per questo ho deciso di chiamare la Spettri, che è venuta subito in mio soccorso, beh, con quel Blastoise. Come puoi vedere, Link, oggi siamo solo io, Will e Buster. Sono arrivate richieste a tutta la regione e le persone hanno bisogno di noi. Non so esattamente cosa stia succedendo, ma non abbiamo mai visto così tanti fenomeni paranormali nel giro di poche settimane. E poi quello è il Tempio di Entei anche, quindi è per proprio Entei sicuro. Ehi amico, tutto bene? È davvero una brutta cera. Vieni, fatti sotto che voglio la Blastoise. Vai così, amico, vai! Buster, che te passa? Il tuo aspetto è cambiato. Dove sono finiti i tuoi cannoni prostetici? Ce l'ha lì ora, sono fatti di ossa. Attenta, Silvio, se Buster non è in sé potrebbe essere pericoloso. Spostati da lì! Ce l'ha con me, tranquille. Ti prego, Link, aiutami. Salve mio povero Buster. Ah, vai così, amico. Fatti sotto. Una bella tossina, un bel parassiseme e tutti a nanna, vai. Eccolo qua, bello. Per modo di dire. Non è proprio un bel Pokémon alla fine Blastoise, eh? È mega Blastoise, precisiamo. Vai, tossina per avvelenarlo. Yeah. Cannon flash usi, va bene. Attacchi tipo acciaio, va bene. Oh, glielo raio. Va bene, va bene. Brucia tutto, non so che farti, amico. Aspetto che mi mandi KO Scovile e poi ti prendi un bel po' di danni da lì per avvelenamento. Eh sì. Va bene. Guarda, con questo attacco via, mi mandi KO, però anche tu hai KO, quasi KO. Vabbè, non c'è parassiseme, però ok. No, idrovampata sì, potrebbe far male, ma... Dai, terremoto e tutti a casa. Hai forza sfera anche. Bravo, complimenti. È fatta. T'a posto? Vai, sigillo furia. Altra volta tatta. E poi prendiamo anche la Blastoise. Un lavoro con i fiocchi, amici miei.
Bello, bello episodio. Corto, perché ora finisce, però nel prossimo c'è Entei, voglio essere tranquillo, affrontarlo al meglio delle forze. Scampato pericolo, ottimo lavoro Link. Mille grazie. Sei stato formidabile Link. Muchas gracias Link. Non so davvero come ringraziarti per aver salvato il mio Buster. Per un attimo ho temuto il peggio, ma come al solito la tua potenza sia sempre mi assorba. L'ha detto! E questa gemma luccicante che sarebbe? Sì, era quasi ovvio che l'avremmo prese tutte quante nel giro di questa missione. Ah, quindi a causa di questa gemma se il mio Buster si è trasformato? Credo proprio che al mio Pokémon non serva un potere così pericoloso. È meglio se la tieni tu, Link. Un piccolo omaggio per aver salvato il mio amico. Ma, guarda. Andiamo accanto, ne trovi quanti ne vuoi. Ottimo. Ehi, Chico, torniamo immediatamente al lavoro. Dobbiamo spegnere questi incendi. Agli ordini, Silvia? Ma che ha paura, Will? Che è successo? Allora, Enne. E quindi questa sarebbe l'energia furia di cui mi parlavo Leandro. Sì, Link. Leandro mi ha già raccontato qualcosa al riguardo. Ma non l'avevo mai vista in azione prima d'ora. E ora la situazione qui a Kansiri è estremamente preoccupante. Gli incendi, seppur siano gestiti da sottoscritto o dalla Spettri, non accennano a diminuire. Siamo stremati ormai. Da quel che ho sentito dai cittadini del villaggio, potrebbe essere opera della bestia che protegge tutta Kansiria. Sto parlando del Pokémon leggendario Entei. Probabilmente a causa dell'energia furia, la bestia adirata ha perso il controllo, proprio come il Buster di Silvia. Link, il leggendario Entei si trova nella dimora del cardinale. Ma non riuscirei mai a sconfiggerlo da solo. Per questo chiedo il tuo aiuto. Appena ti senti pronto, vieni qui da me. Preparati bene. La battaglia non sarà affatto semplice. Già, vado a curarmi Pokémon e poi ci vediamo nel prossimo episodio, cara. Potrebbe anche essere solo un refuso dare tutti i termini femminili a Enne, ma Enne è donna, si vede, quindi non capisco quale sia il problema. A meno che non hanno adattato un unico testo per tutti. Bene, per questo video allora direi che è tutto. Nel prossimo entreremo nella dimora del cardinale. Ci sarà probabilmente un altro minigioco Xenoverse da affrontare, come per quella con Raikou. E niente, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.